I sindacati hanno proclamato uno sciopero nel Catanese contro i 400 posti a rischio della Coop Alleanza, che gestisce gli ipermercati nei centri commerciali Catanè di Gravina, le Zagre di San Giovanni La Punta, le Ginestre di Tremestieri e Tenneo, oltre a un supermercato a Bronte. Sentiamo i rappresentanti sindacali che sono scesi in piazza per protestare. Noi come sindacato già è da 5 anni che ci muoviamo per quanto concerne la Coop 3.0. Già 5 anni fa, dopo che hanno assorbito tutti i supermercati, gli ipermercati Ali Group, è cominciata naturalmente la problematica di esuberi. Hanno fatto già loro in precedenza 5 anni fa, hanno fatto cassa integrazione, hanno fatto solidarietà, ma questa cosa si è protratta poi ed è arrivata anche al Catanè, un ipermercato che aprì e nasce come Coop, dunque non è assorbita da Ali Group. Nel 2017 ci portano un esubero di personale, circa 400, e cerchiamo di fare un tavolo di trattativa. Facciamo un accordo dove c'erano tanti punti che dovevano loro rispettare, ma che non hanno fatto. Tutto quello che concerne il lavoratore, loro lo hanno fatto. Dunque abbiamo fatto cassa integrazione, abbiamo fatto solidarietà, armonizzazione, abbiamo fatto anche molta flessibilità. Infatti c'è molta gente che ha 300-400 ore di flessibilità e non sappiamo come la dovranno recuperare. Ma la cosa fondamentale di questo accordo del 2017, settembre 2017, era quello dell'apertura di 7 punti vendita da parte di Coop per cercare di ammortizzare tutti gli esuberi che c'erano. Dunque noi l'abbiamo fatto l'accordo proprio per questo intento, per evitare licenziamenti e ricollocare tutti gli esuberi. Bene, non è stato fatto. Non ultimo, i contratti di Zagare e Ginestre di affitto sono scaduti già da parecchi mesi e loro non hanno parlato, pertanto c'è stato un silenzio tombale per quanto riguardava il rinnovo dei contratti. Adesso abbiamo saputo che loro hanno rinnovato per un brevissimo tempo, alcuni mesi, e naturalmente alcuni mesi significa fino a settembre, quando scade l'accordo che abbiamo fatto nel 2017. Cosa ci aspetta? Abbiamo richiesto diversi incontri, abbiamo sollecitato l'azienda ad incontrarci, l'azienda ci ha completamente ignorato, noi sindacati e di conseguenza il lavoratore. Dunque ci vediamo costretti a capire qual è il nostro futuro, perché settembre potrebbe essere troppo tardi. Loro continuano ad essere, non danno incontri, non danno spiegazioni, non riusciamo a parlare con nessuno. Coloro, diciamo, che sono diciamo, ai piani alti, ogni riunione troviamo facce diverse, dunque ci andiamo poi a confrontare con gente sempre diversa per quanto riguarda i vertici. Ma adesso, fino a questo momento, pur avendo segnalato lo sciopero, già è da parecchie settimane che loro lo sanno, hanno saputo soltanto organizzarsi per poter aprire stamattina. Dunque, oggi vedrete capi reparto e vice capi reparto, questa è un'altra cosa che hanno, una cosa un po' vergognosa che è stata fatta, ma non per i colleghi, ma in un momento di dissesto, come dicono loro, di esubero, andare a fare un'organizzazione, loro dicono, aziendale, facendo delle altre figure dove hanno uno stipendio superiore a quello che avevano e non hanno partecipato neanche alla solidarietà e alla cassa integrazione, ditemi voi qual è la motivazione di questa azienda, quali sono le loro idee. Noi non li sappiamo per il loro silenzio, non sappiamo nulla a tutt'oggi. Oggi questa protesta nasce dal fatto che c'è una fortissima preoccupazione sulla tenuta occupazionale dei lavoratori Coop. Oggi Coop sul territorio siciliano conta 900, circa 900 lavoratori, quindi noi il sit-in oggi è fatto qui a Catania, ma diciamo che la preoccupazione è su tutto il territorio regionale. Coop ha disatteso un accordo regionale che avevamo firmato nel 2017, in cui con tanti sacrifici da parte dei lavoratori si era cercato di dare una mano proprio per la tenuta occupazionale di Coop, ma loro hanno non solo disatteso l'accordo in sé, non portando avanti lo sviluppo che era il punto principale, diciamo, per ammortizzare gli esuberi, inoltre hanno disatteso anche le relazioni sindacali in quanto non ci hanno più ascoltato, diciamo.
La preoccupazione di oggi, la protesta di oggi nasce perché? Perché vogliamo delle risposte su quello che sarà il futuro e la prospettiva della cooperativa in Sicilia. Non possiamo accettare che Coop, che nasce come, che nel DNA dovrebbe avere quel senso mutualistico, addirittura arriva al punto di non dare risposte ai lavoratori. Non possiamo più aspettare, se Coop ha intenzione di dare le risposte, che le dia, altrimenti saremo noi ad andare a cercare queste risposte.